Questo viene dal 14 luglio 1932, volume 30. Carlo ci chiede di leggere, un passo molto importante. Dopo di ciò, la mia piccola mente continuava il mio giro nella divina volontà, cercando i suoi atti per chiudere i miei atti nei suoi e farne uno solo. E tutto questo il contento del mio lungo esilio, poter operare insieme col voler supremo, far scomparire i miei atti nei suoi. Questo che Perché allora, quando il giro nella divina volontà è come dire, c'è un atto che è la creazione del sole, che è un atto di amore ardente di Dio. Allora Luisa entra in questo atto. Entrare nella divina volontà, entrare nell'atto della divina volontà vuol dire andarsi proprio a sigillare dentro questo atto, quindi è proprio fisicamente chiudere il mio atto nel suo. Allora, entrare negli atti, nella divina volontà, nella creazione, se ce li immaginiamo anche visualmente, c'è questi atti infiniti, in cui io entro e metto il mio piccolo atto. Questo mio piccolo atto, che si chiude e viene fagocitato dall'atto della divina volontà, è piccolissimo, ma diventa infinito insieme a quell'atto grande, si sperde in esso, quindi non si può più riconoscere qual è l'atto umano Come o diceva San l'atto Franceschina, divino. la goccia nostra nel mare mischiata, sembra Qual è che questa, quale può essere questo mio piccolo atto? Ecco, questo l'ho detto anch'io, Il stessa domanda. mio piccolo atto, per dire, il mio piccolo atto può essere il mio piccolo ti amo. Ti amo Gesù con l'amore ardente con cui ha creato il sole. Ti amo Gesù con l'amore ardente con cui ti sei incarnato. Vengo Gesù a visitarti, a farti le mie visite, a farti compagnia nel vento imperante, perché possiamo portare come vento imperante la freschezza della grazia, svegliare le creature dal letargo della umana volontà, fare tutto quello che ci Quindi a chiudere pare. questo mio atto nel tuo Sì. atto unico, No, questo chiudere giro che questo stai atto facendo. nel farne, nell'atto della divina volontà e farne uno solo. Allora, questo è l'atto della divina volontà di cui stiamo parlando. In concreto, Gesù sta Ecco, facendo un che è miracolo. un atto, che uno degli atti della divina volontà è questo. Allora, c'è un passo del volume 14 che mi piace molto. Questo è un atto enorme della divina volontà, allora un atto infinito. Allora, nel momento in cui il mio atto entra, così come la creatura si fonde nella mia divina volontà, così come entra, nel momento in cui, immaginiamo questo atto, questa pallina piccolina che entra nell'atto grande. Questa è, diciamo, è piena, è nera, è piena di umano. E questa qui è bianca, è vuota, è piena di luce. Allora, questo è l'atto della divina volontà, questa è la mia pallina nera. Nel momento in cui entra, appena entra, vedi, la parte che sta dentro comincia a svuotarsi, è bianca, quella che sta fuori è nera ancora. Allora, come entra il tuo atto in me, nel mio atto, il tuo si svuota di te, si svuota di te. E il mio resta operante nel tuo, e il tuo opera nel mio e quando entra completamente, l'atto è svuotato completamente di se stesso e raggiunge il perimetro, è completamente vuoto e diciamo che si identifica completamente con l'atto della divina volontà. Quindi l'atto umano, come entra nell'atto divino, si svuota di sé, si riempie dell'atto divino e si chiude nell'atto divino, viene sigillato nell'atto divino e si forma di questi un solo atto, così come non si può distinguere due acque che si mescono, o la luce di una fonte con un'altra fonte che si mescolano insieme e formano un'unica luce. Allora, ha senso questo pure? All'atto concreto, facciamo esempi concreti. Allora, io voglio entrare nell'atto di Gesù che sta facendo un atto in Sì, questo. esatto, esattissimo, nel senso che poi questo tuo atto si svuota di se stesso ed acquista la esatta, identica, infinita potenza
di miracolo dell'atto di Gesù, e quindi unita a quest'atto di Gesù il tuo atto compie miracoli, compie miracoli di conversione, di sanazione per tutte le umane generazioni, e si mette a girare incessantemente insieme con l'atto di Gesù, anzi lo fa girare come particelle elettriche, sì, che si diffondono nelle lettere. Lo fa girare. Convertire altri popoli. Impugno il cielo, sento scorrere in essi le beatitudini eterne, in modo che non mi sento né lontana né estranea dalla mia cara Patria Celeste. Onde, mentre la mia mente era come affollata dai pensieri sulla Divina Volontà, il mio sommo bene Gesù, riprendendo la sua breve visitina, mi ha detto: «Mia piccola figlia della mia volontà, voglio che sappia che ogni atto tuo in essa tante volte rigenera e tu cresci in modo tutto nuovo nel nostro Fiat, sicché tu senti il cielo e l'ente supremo ha il gran contento di rigenerare nell'atto della creatura. Forma la nostra vita nell'atto di essa, formare la nostra vita nell'atto di essa è la nostra festa, i nostri sospiri. Uniamo tutti i nostri stratagemmi d'amore e riceviamo la completa gloria che ci può dare la creatura. Ora tu devi sapere che il sacrificio con voce potente chiama Dio, ed il fare la nostra volontà lo fa scendere nell'anima per farlo operare da quel Dio che è. E io, amor mio, adonta che cerco d'operare sempre nel tuo volere e prego e riprego che venga il suo regno, nulla sulla terra, nulla si vede ancora. Allora, volevo un attimino soffermarmi, almeno su quello che diceva prima. Mi colpisce questa cosa perché il gran contento di rigenerare nell'atto della creatura, perché praticamente mi pare di ricordare, verso il febbraio del 24, nel volume 16, c'è un passo dove Gesù dice, Luisa dice a Gesù: ma gli atti nella Divina Volontà, per esempio i giri nella creazione, sono stati già fatti da Maria e da Gesù, allora adesso diciamo questi giri sono sempre in giro, allora praticamente Gesù ha detto nel momento in cui Adamo si fermò i suoi atti, chiaro che i suoi giri rimangono sempre in atto come atti contenuti nella Divina Volontà, diciamo in cielo, però non sono stati più attualizzati sulla terra, quindi i miei trastulli sulla creazione, i miei innocenti trastulli nella creazione si sono interrotti. Quando poi è venuta Maria Santissima, questi trastulli si sono riattivati un'altra volta, e quindi vuol dire che sulla terra, che è la chiesa militante, dove veramente questi atti della Divina Volontà, che sono in atto in cielo, ma non lo sono in terra come in cielo, allora che sia fatta la tua volontà in cielo in terra, questi atti sono in atto continuamente, i giri di Adamo eccetera, però non sono parlanti, brava, sono muti, ha reso Dio taciturno, bravissimo, ti stai riferendo proprio a quel passo lì, quindi ha interrotto quegli innocenti trastulli, è come se ci fosse un amplificatore, appunto sono senza amplificatore, sono sempre senza microfono e senza megafono, e allora questo rigenerare qui mi colpisce, fa quasi riferimento a quel punto lì, come dire: voglio che tu sappia che ogni tuo atto fatto in essa rigenera, nel senso che riattiva tutti i giri, tutti gli atti che sono stati fatti nella Divina Volontà, perché la Divina Volontà aspetta sempre l'atto richiamante che si fa in terra per potersi attivare nuovamente, e tutti i giri passati, presenti e futuri si riattivano, vengono rigenerati in questo atto. Perché a un certo punto invece, se non vengono fatti sulla terra, se c'è un momento di discontinuità, tutto tace, tutto è silenzio. Però dice che anche ogni tuo atto in essa, la seconda riga, sì, in alto, ogni tuo atto in essa tante volte rigenera e tu cresci in modo tutto nuovo nel nostro Fiat. Certo. In pratica è un atto continuo, se si interrompe. Sì, no, questa è una bellissima concetto che voglio dire, queste cose sono, questi volumi sono talmente pieni adesso a questo livello 25, che ogni parola dice tutta. E sappiamo benissimo che nelle cose create la Divina Volontà ha un atto creante e un atto preservante.
mentre nelle creature, nell'anima, che è creata immagine e somiglianza di Dio, è un atto creante, un atto preservante, un atto crescente. Quindi mentre il sole non può crescere più grande di quello che è, non può più contenere più dell'ardore, dell'amore che è stato messo per fargli compiere il suo scopo, invece l'anima non ha limiti. Se noi vedessimo qui l'abisso che abbiamo, è proprio da dire, da rimanere proprio sulle soglie di un abisso enorme, di uno spazio infinito. Se ci guardiamo dentro, il buco che abbiamo è più grande di tutto l'universo, altro che galassie. Ma quelle sono uno stanzino a confronto della nostra anima. E quest'anima cresce, si espande ancora di più, perché la sua capacità cresce, e man mano che noi la riempiamo dei nostri atti, la capacità non soltanto si riempie di questi atti, ma dispone ad aumentare. Non soltanto il sole si fa più luminoso, ma si espande la circonferenza di questo sole. E quindi, mentre nelle cose create la divina volontà opera come atto creante e atto preservante, nell'uomo, in virtù proprio dell'anima, di natura puramente spirituale, e grazie alla divina volontà operante nell'anima della creatura, agisce come atto creante, preservante e crescente. E infatti lo si vede pure nel concepimento di Maria Santissima, i mari di amore, i mari di potenza, di sapienza e di amore in cui ella venne concepita, no? Questi Dio, come leggiamo l'8 dicembre, il volume 15, somministrò la sostanza di questo concepimento. E questi mari di potenza, di sapienza e di amore non soltanto la circondarono per concepirla, ma rimasero sempre intorno a lei, e non solo per tenerla difesa da tutti, ma anche per farla crescere ad ogni istante. Quindi lei, in ogni istante che faceva i suoi atti, cresceva sempre di più. Ma lo stesso Gesù, nella sua umanità, diceva la Sacra Scrittura, cresceva in sapienza, perché anche lui doveva fare gli atti nella divina volontà. È incredibile anche questa cosa, nella sua umanità, perché anche lui doveva crescere in questo. Sì, cresceva dinanzi all'uomo, in grazia, davanti all'uomo cresceva, diceva, ma guarda quanto è sapiente, davanti a Dio che riusciva a vedere, diceva, se tu sapessi, dice Luisa, le tonnellate di divina volontà che io ingoiavo ad ogni atto di volontà divina che facevo. E quindi questa parolina cresce. E non solo, dice che deve fare silenzio, perché ogni tanto Luisa dice, ma mi parla ogni tanto, prima della divina volontà, adesso tu ogni tanto dici, no, devi assimilare il cibo, devi fare spazio perché io possa metterci le altre conoscenze. Esatto. Perché altrimenti l'ingolfamento, come dire, impedisce la digestione dell'una e dell'altra. Ci può dare che tu... Ora tu devi... amor mio, adonta che cerco di operare sempre il tuo volere, e nulla si vede ancora. E Gesù, figlia buona, questo dice nulla, perché tu devi sapere che le preghiere, gli atti fatti nel nostro volere, siccome entrano nel nostro atto divino, hanno tale potenza che debbono portare alle creature il bene che contengono. Quindi questi atti, anche se pare che non succede niente, però contengono, inglobano tale potenza, una potenza supernucleare, una potenza infinita, che non possono fare a meno di ottenere lo scopo per cui sono stati mandati, per il bene che contengono. Essi si mettono a guardia dei secoli e li guardano con tanto amore e con pazienza invitta, aspettano e riaspettano, e con la luce che posseggono bussano ai cuori, si fanno luce alle menti, e senza mai stancarsi, perché non sono soggetti né a stanchezza né a diminuire di potenza, fanno come i piantoni, le fide sentinelle, che non si partono se non quando hanno dato il bene che posseggono. Questi atti sono i posseditori del mio volere, ed in modo assoluto lo vogliono dare alle creature, e se una sfugge loro, un'altra ne prendono di mira. Se un secolo non li riceve, essi non si arrestano né si partono, perché abbiamo dato loro i secoli in loro potere, e formano e formeranno il nostro esercito divino in mezzo alle umane generazioni, per formare il regno della nostra volontà. Quindi l'importanza di questi atti. Dai, di qualcosa pure tu. L'importanza di questi atti, come dicevamo prima, sono non soltanto importanti, voglio dire, per l'anima stessa, ma per tutte le umane generazioni. Anche perché se non si faranno tutti gli atti stabiliti, come dice il Signore, sia come è successo per la redenzione e per il divino volere, non può venire il regno della divina volontà.
Ecco, è proprio quello che dicevamo prima. Allora, che cos'è che farà luce alle menti? Che cos'è che busserà i cuori? Che cos'è che otterrà la luce? E la... Sono questi atti. Quindi il regno si diffonde su due livelli: da un punto di vista umano, perché Dio se ne serve delle cose, delle attività umane, ma c'è questa attività soprannaturale che è quella degli atti, che è la più potente e anche quella invisibile, in cui noi siamo chiamati, chi nei tempi e nei secoli, chi a tradurre, chi a stampare, chi a diffondere, chi a parlare, chi a dire, chi a fare questo e quest'altro, queste sono le attività della natura che noi abbiamo, ma queste sono attività infinitamente minori, attività minori rispetto all'attività degli atti della Divina Volontà. Allora, se ci rendiamo conto di questo, ci possiamo rendere conto come, diciamo, indipendentemente dal nostro ufficio esterno che uno può avere, in realtà l'apostolo del divin volere si riconosce dagli atti interni, lo riconosce Dio dagli atti interni, e poi questi atti interni è chiaro che non possono fare a meno di sboccare fuori col voler far conoscere la divina volontà anche tramite le opere esterne. Però la causa primaria è la missione primaria, quella degli atti interni, che ha anche una potenza infinitamente superiore. Per dire, se Carla stampasse tutto il giorno ma non facesse come fa i suoi atti interni di continua fusione, dall'accendere la luce a rispondere al telefono a tutto quanto, questi atti interiori, dico Carla come qualsiasi altra creatura, però diciamo l'esempio è calzante, allora anche l'effetto della sua attività esterna sarebbe fortemente menomato, ma quello che dà la propulsione reattiva agli atti, al lavoro esterno che fa, sono gli atti interiori. Senza degli atti interiori, gli atti esterni non avrebbero la reazione, non avrebbero il reattore che li spara da tutte le parti dell'universo orbe, non soltanto li manda, ma non li lascia sulle librerie a prendere polvere, ma va lì con la missione di cambiare i cuori e di trasformare però la propulsione non ce l'ha la pagina in sé, c'erano gli atti interni, il sacrificio della creatura. Infatti dove dice qui: ora tu devi dire, il sacrificio con voce potente chiama Dio, e il fare la nostra volontà lo fa scendere nell'anima per farlo operare da quel Dio che è, nell'anima propria e nell'anima degli altri. In questi atti c'è l'umano coronato dalla potenza divina e danno il diritto alle creature di possedere un tal regno. Vi è la nostra volontà operante in questi atti e dà il diritto a Dio di regnare e dominare col nostro fiat onnipotente, la creatura. Essi sono come caparra e capitale che pagano Dio per le creature e tengono diritto di dare alle umane generazioni ciò che hanno pagato. Come dire, formano come una sorta di diritto questi, possono avanzare delle pretese. Allora gli atti hanno una potenza, sono dei difensori, sono degli arcieri, sono un esercito potente, sono una sorta di pegno che va da Dio davanti al trono dell'Eterno, questi atti potenti, perché sono atti animati dalla sua volontà, dice adesso tu fai questo, e Dio come un piccolo uccellino si fa felicemente irretire da questi atti, si fa felice, adora ubbidire alla sua divina volontà operante in questi atti. E come sole che né si ritira né si stanca mai di battere la terra con la sua luce per dare i beni che possiede, così essi più che soli girano per ogni cuore, girano i secoli, sono sempre in moto, né si danno mai per vinti, fino a tanto che non hanno dato la mia volontà operante che posseggono. Molto più che sanno con certezza di ottenere l'intento e vittoria. Si stancano le creature se non vedono che da un giorno all'altro non si ottengono i risultati sperati. Loro, se da un secolo all'altro ancora non si vede niente, ma mica se non si smuovono proprio. Ecco, come dei cinesini disciplinati, ecco, li vediamo tutti quanti come sono bravi in queste nelle culture asiatiche, soprattutto veri nella ginnastica, in tutte quelle cose che hanno bisogno di tanta disciplina, tanto non è che si fanno prendere dalla fretta, dalla cosa, no. Dice, non è successo stavolta, riprova, pum, sono come una della pilette dura, cioè, che vanno avanti.
E questo è il segno dell'anima che viene, la divina volontà, che è sempre uguale a se stessa. Come dire, cade, boom, si rialza, cade, boom, si rialza, e fa il suo operato, il suo corso. Perciò, se nulla vedi, non ti dar pensiero, tu continua la tua vita e gli atti tuoi nella mia volontà. Questo è più necessario di tutto, formare la moneta per pagare per i tuoi fratelli un regno sì santo. E poi tu devi sapere che la mia stessa vita passata sulla terra e i miei stessi atti si trovano nelle stesse condizioni. Io pagai per tutti, e la mia vita e ciò che feci sta a disposizione di tutti, e si vogliono dare a tutti per dare il bene che posseggono. E sebbene partii per il cielo, partii e restai per girare i cuori, i secoli, per dare a tutti il bene della mia redenzione. Sono circa 20 secoli e la mia vita e gli atti miei continuano a girare, ma non tutti sono stati presi dalle creature, tanto che varie regioni non mi conoscono ancora. Sicché la mia vita, la pienezza dei miei beni e atti miei non si ritirano, corrono e girano sempre, abbracciano i secoli come uno solo, per dare a tutti il bene che posseggono. Perciò è necessario fare, pagare, formare il capitale, il resto verrà da sé. Quindi sii attenta e il tuo volo nel mio Fiat sia continuo. È bellissimo vedere Gesù che si lavora come, diciamo, il più, ecco, in modo santo, santamente spregiudicato di tutti gli investitori. Lui sa che il suo progetto, allora investe tutto il capitale e dice verrà il tempo in cui riceverò interessi abbondantissimi. Lui non ha paura di investire. C'è un passo della Divina Volontà dove dice tutta ogni diciamo forma in cui Gesù si presenta. Sono tante, sono le forme che acquista la Divina Volontà di Gesù, come gli pare piace. La Divina Volontà. Sì, sono le forme che la Divina Volontà acquista. La Divina Volontà si vuole manifestare come Gesù bambino, si manifesta come Gesù. Per questo diciamo che la Divina Volontà, allora Gesù è l'immolato eterno, perché Gesù fa tutto quello che vuole la Divina Volontà, è a disposizione della Divina Volontà. Allora, nello stesso istante, voglio dire, nello stesso istante, nella stessa messa, a un certo punto c'è l'elevazione, Gesù viene crocifisso, oppure alla fine della messa Gesù è risorto, diciamo così. E sono tante manifestazioni, tante forme che la Divina Volontà assume. La Divina Volontà vuole manifestarsi come Gesù bambino, ma concrete, perché se io so, certo. Io dico, a un certo punto perché devo soffrire se ormai è glorioso in un certo senso, no? Invece la sofferenza che noi sentiamo, ma secondo te Gesù nel Santissimo Sacramento che fa? È vivo, per me è vivo. Secondo te soffre? Per me sì. Dice che in atto tutta la passione. Per me soffre come? Perché i protestanti, i nostri fratelli protestanti, non comprendono nulla della passione? Perché loro, per loro è memoria. Ma non comprendono nulla della passione e non riconoscono l'Eucaristia. Esatto. Le due cose vanno insieme. Allora, Gesù nell'Eucaristia è Gesù che soffre la passione. Allora, Gesù soffre anche nel suo corpo, nella Santissima Eucaristia. Allora, proprio perché lui è l'immolato eterno, se il peccato originale non fosse mai stato commesso, non ci sarebbe neanche stato bisogno dell'istituzione dell'Eucaristia, ovviamente. Allora, Gesù soffre nelle umanità delle creature, ma Gesù ha anche gli accidenti di un pezzo di pane. Gesù può andare a soffrire dove gli pare, dove la Divina Volontà lo vuole mandare a soffrire. Nella carne. Certo. Nella carne. Che non, la redenzione è continuata. Quindi è sbagliato quando ci dice, ma lui è glorioso, ormai è glorioso. No, questo è quello che dicono i protestanti. Cioè, Gesù in cielo come Dio glorioso non soffre come, diciamo, nella sua divinità. Carne gloriosa, ecco, nella sua divinità. Ma nella sua umanità, che si incarna nella Santissima Eucaristia, ha voglia come soffre. Nella sua umanità, nelle creature, quindi è sempre uomo e sempre Dio, sempre, eternamente. A me una cosa mi colpisce di Maria Valtorta, una cosa che mi colpisce ed è una cosa atroce.
dopo che Gesù è risorto, lui appare a molte persone e va ad apparire anche, diciamo, va a trovare anche la madre di Giuda, va a appare alla mamma di Annalia, che sì, se sì, te lo ricordi, sì, la mamma di Annalia che era disperata, mentre Annalia sì, aveva chiesto, diceva: prima che tu vai, fammi morire. Infatti lui, come è sì, passato il sabato santo, come è passato con la, sì, il somarello, lei ha urlato ed è morta. È perché Gesù gli ha chiesto, e gli aveva chiesto, diciamo, di farla. Allora lui, quando torna dalla mamma di da uno di questi personaggi, lo si vede fisicamente quasi che trema, Gesù risorto che trema, e Giovanni sta lì sbigottito, e dice: ma come? Ma tu soffri ancora? Ma come? Ma tu soffri ancora? E Gesù lo guarda e dice: io non smetterò mai. Allora Gesù smetterà di soffrire quando il regno della divina volontà è completo. Lui finché c'è sofferenza sulla terra, la sofferenza si incarna dentro di lui, dentro di lui. Allora, diciamo, nel suo corpo, nella sua umanità gloriosa, lui non soffre adesso pene, ma nella Santissima Eucaristia voglia come le soffre. La Santissima Eucaristia è l'umanità. Ovviamente lui nella divina volontà si può manifestare come vuole. La Santissima Eucaristia, se fa uscire i raggi della divinità, la Santissima Eucaristia diventa folgorante, diventa una cosa a cui noi non riusciamo neanche a rimanere vivi di fronte alla Santissima Eucaristia. Però l'umanità sofferente di Gesù continua a soffrire nelle creature e anche nella Santissima Eucaristia. Io però gli dico: quanto Padre Pio recitava la Santa Messa, lui viveva la sua passione, perché lui stava ore e ore contemplando, cioè era in estasi, cioè praticamente era assente da tutto il mondo, ma era tutto preso da su. Sì. È proprio lì che c'è la passione sua. Certo, infatti, tutto lì. Tutte le volte che ci sono stati i miracoli eucaristici, quali sono stati i miracoli? Che è successo? Si è messo un pezzo di carne gloriosa? No, sangue, membra sbrindellate, sì, fibra cardiaca, sì, un pezzo di ventricolo squartato. Come quello di dove sono stata io. Che sia Lanciano, quello è stato uno. Tutti i miracoli eucaristici. E si va lì. Nella sua umanità, nella sua umanità gloriosa, non soffre più, ma nella sua umanità penante, la divina volontà, siccome è appunto questo atto unico, e nell'atto unico c'è Gesù che si incarna, Gesù che soffre, Gesù trionfante, nella umanità trionfante Gesù non soffre, esatto, ma nella sua umanità penante e redimente ha voglia come soffre. Non è tra l'altro questa una cosa, non è tra l'altro un concetto, perché adesso ci pare che lo afferriamo, poi magari domani ci sfugge di nuovo. Questo però non ci deve preoccupare, perché è proprio per definizione un concetto che la mente umana non riesce. Il discorso che ho fatto prima, sì, la potenza sulla sapienza. No, è impossibile, è impossibile. La potenza della divina volontà, appunto, è la cosa che meno. La potenza della divina volontà, che di tanti atti ne fa uno, di uno ne fa tanti, e che allo stesso tempo fa tante diverse cose. Allora, mentre noi possiamo dire: l'amore, la misericordia, la giustizia, la santità e la potenza, abbiamo qualche difficoltà, normalmente. Cioè, per cui, ecco, è qui che rientra la fede. È qui che entra la fede. È la stessa fede che mi fa sempre domandare, proprio per la Vergine Santissima, che ha legato la sua volontà al trono del Padre, sapendo quello che ha provocato la volontà umana in Adamo. Allora sorgono quelle domande: ma lei ab eterno era in Dio già nella concezione trinitaria, Adamo è venuto in un certo senso in secondo momento, come ha fatto lei prima a vedere quello che avrebbe fatto dopo e a legare la volontà? Cioè, tutte domande che, mettendole tutte in ordine nel tempo come faremmo noi, non ci stanno. No, e lei, diciamo che nel momento del suo concepimento, quindi quando aveva anche una natura terrestre, ecco, esatto, il concepimento quando è venuta sulla terra, quando, in quel sì, momento, però la si capisce anche prima, anche quello che dice lei, prima ancora che scendesse, per aver promesso il Signore ad Adamo: cioè tu, la donna ti spiacerà. Quindi già c'è il sapere, sì, che ci sta questa donna pronta.
qui se vogliamo mettere i tempi, con i tempi c'è un primo, un dopo, che è la nostra mente, non è che qua no, perché è l'acqua eterno, diciamo. Esatto, eterno. Però noi possiamo dire che d'accordo, che, troppo che mentre in Dio c'è un'eternità e in quest'atto eterno, allora, allora se noi vogliamo vedere, vogliamo comprendere Dio nella sua eternità e l'atto unico, ci guardiamo. Sì, certo. Allora l'unica è vedere come questo atto unico si svolge nel tempo. Si svolge nel tempo. Allora nel tempo c'è Adamo che pecca e Maria Santissima. Viene dopo Maria Santissima, e allora siccome già nel momento in cui è istantaneamente concepita ha questa ragione divina, dice guarda che cosa ha combinato la volontà umana, prima ancora di utilizzarla, nel momento in cui ricevette questa scienza infusa, la lega ai piedi dell'Eterno. E quindi questo è quello, il primo atto che fa Maria Santissima. Soltanto dopo questo atto di legare la sua volontà ai piedi dell'Eterno fa un atto di adorazione. Neanche si concede un atto di adorazione con la sua umana volontà, perché sarebbe stato niente. Quindi prima lega la sua volontà ai piedi dell'Eterno, poi adora la Santissima Trinità e poi si offre a qualunque sacrificio pur di non fare la sua umana volontà. Questo, diciamo, sono i primi tre atti che fa Maria Santissima quando viene concepita. Che in un certo senso è avvantaggiata rispetto ad Adamo, perché Adamo se lo giustifica perché non aveva la conoscenza del male prima, e quindi in un certo senso non aveva esempi per cui stare attento. La Vergine Santissima ha avuto l'esempio di Adamo caduto, e allora dice no, non la voglio la volontà umana, se no Adamo ha fatto così. Questo però penso che sia un po' spiegazioni pure un po'. No, è vero, ma comunque c'è da dire questo. Adamo, siccome proprio perché Adamo non aveva, diciamo, era più giustificato in un certo senso, la redenzione venne promessa immediatamente e Adamo non peccò più. Sì. Quindi, diciamo, il Signore fu molto clemente nei confronti di Adamo, invece con Maria Santissima fu molto meno clemente. Nel senso che la prova che lei dovette subire e le pene che... Allora, se noi mettessimo su un asse, a me piace questa geometria cartesiana, non so perché, ma se mettessimo su, diciamo, ci sono qui lo zero, no? E qui ci sono i livelli di prova. Qui c'è la prova di Adamo, questa è l'intensità della prova. Questa è la prova di Adamo, che fu questa è la meletta, sì, la meletta di Adamo. Allora, poi dopo che viene il concepimento di Maria Santissima, la prova di Maria Santissima, che le durò tutta quanta la vita, e fu la prova della conoscenza delle pene del Verbo incarnato. Il fatto che lei conoscesse le pene che il Verbo incarnato, le pene interne, non le pene esterne, le pene interne, le pene divine, e che lei fosse madre di queste pene, cioè il suo crocifiggilo durò per tutta la vita. Immagina tu che non lo riesci a pronunciare. Sì. Lei lo dovette pronunciare e fu madre di quelle pene divine, perché la paternità divina nei confronti di Gesù si depositava in lei, e quindi lei era il padre, diceva Gesù, ti voglio morte e morto crocifisso. E questa sulla terra era la madre che diceva in ogni istante, ti voglio morte e morto crocifisso. E lei moriva con lui. Allora questa prova che derivava da Maria Santissima, dalla conoscenza che lei aveva delle pene che soffriva Gesù, altro che meletta. Poi c'è la prova di Luisa. Sì. La prova di Luisa, diciamo che sta molto più piccolina, però forse io penso che più alta di quella di Adamo. Sì, sicuramente. Più alta di quella di Adamo, perché c'era una posta in gioco più elevata. Sì. Nel senso che dice, ha sgarrato una volta, sì, ma adesso. Infatti, era d'azzardo. Esatto, bravissima. Ho fatto un gioco d'azzardo con Adamo. Una volta mi è andata male, adesso si sgarra. Adesso si può sgarrare. E quindi Gesù l'ha dovuta temprare, provare. Guarda che i demoni si sono accaniti con lui. Sì, sì, come no. Allora, quella è stata la prova di Luisa, e che era la prova, diciamo, della proprio la persecuzione, la prova del demonio, e anche la prova della pena, della privazione. Questa, quindi diciamo la meletta, Maria Santissima, un doppio della meletta, e il guerriero con la forca contro Luisa, e poi che prova c'è? La prova per i figli del divin volere. Il procedere dice che la fa lui per noi, però. Luisa l'ha scritto. Su un atto, non dobbiamo metterci quello. È la provetta, appunto. È la provetta, dove questa provetta si costituisce di tre parole. Accetto, credo
voglio. Cioè, voglio vivere, sì, accetto, sì, il dono della divina, sì, volontà, io credo che me lo vuoi dare e voglio vivere nella divina volontà. Questo. Questo. Quindi diciamo la prova, eh? Sì, giorno dopo giorno. Cosa succede? Faccio quest'atto così tutti gli atti sono coperti dalla divina volontà. L'atto preventivo si riferisce a quel brano, questa preghierina al volume 14, quando 14. Gesù dice appena sveglia, Luisa, appena sveglia. Sì, lui non dice, qualche... non dice delle parole specifiche come sono qui, che le parole possono essere scelte come queste o simili. Lui dice letteralmente, è quando al primo sorgere del giorno l'anima si decide e conferma di voler vivere e operare solo nel divin volere. Anticipa, previene tutti i suoi atti, li fa scorrere tutti nella divina volontà. Quindi è una decisione, una conferma interiore di voler fare tutto nella divina volontà. E questo si può fare con questa bellissima preghiera. E dice però proprio di entrare, appena sveglia entra, appena sveglia entra. Al sorgere del giorno, l'anima entra nel mare immenso del mio cuore e fissa la tua volontà nella mia. Ah sì sì sì, fissa l'anima, fissa la volontà nella mia. Sì, fissa la volontà nella mia. La tua volontà nella mia. Mio dolce Gesù, Gesù, entro nel mare immenso della tua volontà, fisso la mia volontà nella tua e ti chiedo la tua volontà come vita mia, come vita di ogni mio atto. Interno, esterno, volontario, involontario. Signore, che tutto sia nella tua divina volontà per darti il ricambio di amore, adorazione, gloria. Questa differenza umana che si verifica tra la preghiera limitata e circoscritta, pur nella grazia, pur con la pia intenzione, e la preghiera universale, potente e divina dello stesso Gesù, questa preghiera, questa differenza così immane, come fa a verificarsi? Qual è la cosa che deve succedere perché anziché un granellino di sabbia ci sia questa infinità? L'unica cosa che serve è che la creatura ci creda che è così, ci creda che Gesù è talmente potente, che Gesù lo può fare, che Gesù vuole darmi questo dono, che Gesù vuole compiere questo prodigio in me. E non so se... veramente dice, ma tu ma ci credi adesso che tu puoi veramente dare tutte le mie riparazioni e ottenere tutte le grazie infinite per tutte le creature, non soltanto per un gruppo circoscritto, per anche se tu sei indegna, anche se tu ti senti peccatrice, anche se tu non te lo meriti. E chi se lo merita? Ma ci credi? Allora dillo. Ci credi? Sì, e dillo, perché è fatto. Quindi da parte nostra veramente non serve niente il merito, la bellezza, la vecchiezza, la gioventù, la intelligenza, non serve assolutamente niente, tranne che la semplice credenza, la fiducia completa che ciò si può fare e la conoscenza di ciò che avviene. Nient'altro, non c'è cosa più facile al mondo. Eppure la differenza tra un granello di sabbia e un'infinità di universi. Quindi l'abbandono totale, il riconoscimento totale, sì, che Gesù a farlo in me, comunque praticamente al posto di Gesù, e quindi è nel mio atto, è lui che agisce, è lui che ripara, e quindi certo, sì. No, io dicevo, questo chiedere che venga la sua volontà in ogni mio atto, no? Sì. È anche un mezzo per saper riconoscere quello che Dio vuole da me. Sicuro. Sicurissimo. Perché io uno stato bellissimo. Mio è proprio questo qui. Mamma mia, quanto ti capisco. No, ho capito quello che... voglio dire, grazie, ma no, quello che dicevi tu è molto importante. Il chiamare la divina volontà ad operare nei nostri atti ci aiuta anche a capire qual è la divina volontà. Allora, il chiamare la divina volontà ad operare come vita in noi ha anche un potere di discernimento della divina volontà? Assolutamente sì, perché? Allora, mettiamo qui la volontà di Dio, ci sono due cose, la prima che è conosciuta dalla Chiesa è quello di fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio vuol dire che io ho la mia volontà umana, con questa volontà umana in qualche modo, tramite la grazia, tramite qualcuno che me lo dice, tramite l'obbedienza, tramite l'intuito, tramite l'ispirazione, io capisco qual è la volontà di Dio e la faccio.
però sono sempre due volontà. Adesso qui cancella tutto, operiamo in un piano diverso, cioè, mi correggo, non è cancella tutto, nel senso che si deve sempre fare la volontà di Dio, ma si fa la volontà di Dio non con la volontà umana, ma con la stessa volontà di Dio. Allora, vivere nella divina volontà vuol dire fare la volontà di Dio, ma come? Con la volontà umana? No, con la volontà di Dio. Allora, se tu... è chiaro questo? Sì. Sì. Allora, se tu chiedi alla divina volontà, dice, volontà divina, vieni tu in me ad operare, perché tutto quello che faccio voglio che lo faccia tu in me. Possiamo minimamente immaginare che la volontà divina si metta a fare qualcosa che lei non voglia fare? Ecco, allora quindi il vivere nella divina volontà implica necessariamente il fare la divina volontà. Allora io posso saltare quella cosa che dice, che cosa vuoi che io faccia? Devo discernere, cioè vado a destra o alla sinistra, con progresso quest'altra cosa, mi faccio suora o mi sposo io? Allora, non è che sto ridicolizzando. Non sto trivializzando, ecco, però ecco, l'attenzione della creatura si può finalmente liberare da queste cose per dire, io salto questo passo, perché in questo passo se io ti dico volontà di vispo, anche se io capisco che cosa devo fare, poi alla fine lo devo fare con la mia volontà e quindi lo posso fare male, mi posso distrarre, so quello che devo fare, anziché andare qui vado di qua. Allora in realtà dico, io non solo voglio fare la divina volontà, ma taglio la testa al toro e dico, volontà divina, vieni tu a farlo in me. E allora quando invochiamo la volontà divina ad operare come vita in me, già ho incluso la richiesta di fammi conoscere la tua volontà, perché nel momento in cui la fai, tu me la fai conoscere. Chiaro? Cioè... Sì, ma poi, appunto, poi camminando piano piano, sì, sì, è tutto un cammino, è tutto un cammino. Però quella cosa importante è che l'attenzione, l'energia della creatura non si spende più tanto a livello del discernimento, perché quello può essere un po' diciamo una sorta di tormento per la mente umana, no? Dice, ma qual è la tua volontà? Dice, allora Gesù dice, non è che io non te lo voglio sapere, ti chiedo un'altra cosa, non ci pensare, chiedi con la mia volontà, chiedi Gesù, vieni ad operare tu in me con la tua stessa divina volontà. È come dire, fammi operare quasi inconsciamente, diciamo, non mi chiedere cosa vuoi che io faccia, dici Gesù, qualunque cosa che tu vuoi che io faccia, vieni la tua a fare in me. È diciamo un approccio completamente diverso, perché la creatura si libera da ogni responsabilità in un certo senso, voglio dire, nel senso che si libera dal dover capire prima. Dice, devo capire prima, devo discernere, si alleggerisce, diventa più leggera. Dice, perché io sono convinta e sono sicura, perché a costo della vita, ho detto Gesù questa mattina con l'atto preventivo, ho detto Gesù, a costo della vita vieni, non voglio fare un atto che sia uno fuori dalla tua volontà. Non soltanto voglio fare la tua volontà, ma voglio farla con la tua volontà. E allora, siccome ho fatto questo atto preventivo e lo intendo come verità a costo della vita e mi siete tutti testimoni, io posso essere sicura, come protesto, come giuramento, suggellato proprio nella divina volontà, che quando chiamo la divina volontà non soltanto mi fa fare quello che vuole, ma viene lei stessa a farlo. Ecco. Quindi il vivere nel divin volere elimina tutte le cosiddette perdite di tempo delle santità umane. È importante fare la consacrazione, non so se visto che sì. La consacrazione alla divina volontà. Ma secondo te dire secondo te dire vieni divina volontà divina, vieni tu ad operare in me, non è una consacrazione alla divina volontà? Comunque c'è altre scelte di questo, una delle cose sì. Che lui sottolinea. Hai ragionissima. Ed è la consacrazione allo Spirito Santo. Poi c'è. Sì, sì. No, penso che anche tu hai capito quello che voglio dire. A seconda, lui conosce le disposizioni delle creature, conosce anche quali erano le disposizioni dei vari santi, le disposizioni dei personaggi dell'Antico Testamento, di tutte le creature.
E quindi quando questi atti vengono adesso fatti sulla terra dalle anime che vivono nella divina volontà, vanno ad incrementare la gloria accidentale dei santi, di tutte le creature che si trovano in paradiso, in proporzione alla loro disposizione, di quanto avrebbero abbracciato questo dono semplicemente se ne avessero avuto la conoscenza. E Dio è sommamente giusto, non priva nessuno. Allora nessuno può dire, grazie, io sono vissuto nel 1200, stavo nel Medioevo, ah che barba, sono morta con uno strumento di tortura e adesso vengo un figlio del divin volere. Invece no, non funziona così, funziona che anzi la gloria accidentale e la beatitudine e la santità viene addirittura incrementata e la gioia di cui questi santi godono viene aumentata proprio quando sulla terra si fanno questi atti, proprio in proporzione della loro disponibilità, della disponibilità della loro umana volontà a fare la divina. Come dice Gesù a Luisa, ogni volta che si prega, ogni volta che la Chiesa prega e ha pregato nei secoli, era per te che pregava Luisa, te ne rendi conto? Allora loro dicono, finalmente hai portato sulla terra il dono del divin volere, finalmente adesso noi possiamo compiere lo scopo della nostra santità. Per cui, lungi dal voler dire, ecco, noi siamo appagati dalla nostra santità umana, loro, altrimenti non si fionderebbero in ogni atto, sono felicemente e beatamente vogliosi di ricevere questa gloria accidentale che si ripete e si perpetua ad ogni atto che si fa sulla terra nella divina volontà, perché questo rappresenta il compimento della loro stessa santità. Quindi sono sicuramente, non hanno nessuno, dicono, ecco, finalmente Dio, hai grazie perché hai, adesso in questo momento, stai rispondendo a tutte quante le nostre preghiere, ci stai dando veramente il compimento e la remunerazione del mille per mille, insomma, per tutti i nostri sacrifici, per i nostri martiri, per le nostre preghiere. E quindi la loro non è una gloria statica, non è una gloria statica e ferma, ma una gloria che aumenta, ed aumenta ad ogni atto che si fa nella divina volontà. E loro quindi sulla terra, avendo vissuto in un certo periodo sulla terra, adesso possono dire che man mano che il regno di Dio sulla terra si va formando, perché questo è l'unico scopo dell'uomo, formare il regno di Dio sulla terra. E loro vivevano in un altro regime, chi ha vissuto nel regime del comandamento, chi ha vissuto nel regime della grazia, chi addirittura ha vissuto nel regime della misericordia velata dalla giustizia, ancora prima della manifestazione delle leggi, insomma nell'Antico Testamento, eccetera. Allora, adesso che c'è questo regime del come in cielo così in terra, possono dire finalmente hai dato compimento a tutta la nostra vita, alla nostra santità. Ecco, in questo senso loro sono contenti e aspettano i nostri atti, ma questo lungi dal renderli insoddisfatti, li rende ampiamente soddisfatti, perché è una cosa che a loro spetta, perché sì, loro trovano, io diciamo ho un lavoro, ho compiuto un lavoro, possono anche loro compiere la loro missione. Tutte le missioni sulla terra arrivano ad un certo punto e poi si devono compiere in cielo. Allora ci sono delle missioni al 100%, la missione è il regno della divina volontà. Ci sono delle missioni che sulla terra si sono compiute all'1%. E ci vuole un 99% che deve essere ancora compiuto in cielo. Allora man mano che la manifestazione delle verità nel vivere e nel volere si manifesta qua sulla terra, la missione del regno della divina volontà si può compiere sempre, non arriva mai al 100%, perché quello sarà un 100% infinito che si svolge soltanto in cielo, infatti un 100% fittizio, un infinito, però si può compiere sempre un pochettino di più sulla terra, mentre in terra con la limitazione delle conoscenze limitate non era possibile, ovvero si compiva al 100% rispetto a quel tipo di conoscenza. Voglio dire, i santi hanno dato il 100%, per questo dicevo, i santi hanno dato il 100%, se i santi, Brancaleone, non so, pensavano, diciamo, che la gloria a Dio si desse martoriando la carne e facendosi, non lo so, buttare a terra da un masso che pendeva da un albero, così, oppure facendosi dei segni sulla pelle per
punire questa carnaccia, eccetera. Loro, questo era il tipo di conoscenza, di santità, di mortificazione che avevano. Il Signore lo permetteva, lo rispettava, lo voleva, perché c'è un passo dopo l'altro per cui lui va a manifestare la sua divina volontà. E quindi loro hanno dato il 100% rispetto a quel tipo di conoscenza. E adesso la loro missione si può compiere, perché la missione di una creatura non può essere a livello, diciamo, celeste la mortificazione della carne, no, questa è una cosa parzialissima soltanto. La missione di ciascuna creatura a livello è il regno della divina volontà, è far regnare la divina volontà come vita, come in cielo così in terra. Allora, tutto quello che non si è potuto fare in terra, non per cattiva volontà, viene fatto e ottenuto in cielo. Questo è quanto. Dice Gesù: Luisa, tu credi che i beati e i santi in cielo hanno una perfetta conoscenza della mia divina volontà? Tu pensi che la mia divina volontà sia perfettamente conosciuta? No, assolutamente. Perché? Perché Adamo aveva le sue conversazioni con Dio nel paradiso terrestre e lui riceveva lezioni di volontà divina, lezioni di verità puramente soprannaturali. Le verità naturali ce le aveva già infuse, quelle soprannaturali, e le doveva soltanto sperimentare, no? Sapeva quanto era bella, quanto amore, quanta dolcezza c'era nella mela, se la doveva solo mangiare, non dico la mela del peccato, la mela come frutto purissimo. Aveva l'infusione della bellezza, della potenza di Dio in parte, però nelle sue passeggiate al fresco della sera, voglio dire, quando il verbo gli parlava nel sonno, nell'estasi, nella preghiera, nella contemplazione, gli doveva dire tutte queste bellissime verità, tutte. Allora a un certo punto si è dovuto interrompere. Allora, nel momento in cui si è dovuto interrompere, allora anche in cielo tutta quella gloria che avrebbe dovuto trasferire questa conoscenza dalla terra al cielo non si può esplicare, perché manca il seme della conoscenza sulla terra, non può diventare pianta, albero, che so io, sequoia in cielo. Allora, man mano che queste conoscenze vengono lette, conosciute, internalizzate, amate, applicate, attualizzate, attualizzate non è una parola difficile, vuol dire conoscenze tradotte in atti, messe in pratica come atti. Allora, nel momento in cui queste conoscenze vengono attualizzate, è come dire creare questi semini che poi alla fine sbocciano come beatitudini in cielo. Questo è nel volume 13. E queste beatitudini in cielo vanno a vantaggio non soltanto della creatura che le fa come causa diretta, ma anche di tutti quanti gli altri come causa indiretta. E tutti godono delle altre membra, non soltanto il membro che fa il ginnasta in quel momento, ma tutto il resto del corpo tramite il sistema cardiovascolare riceve il beneficio dell'esercizio dell'atto di un membro. Tutti i volumi sono stati ritrovati. L'unica cosa che non è in possesso al momento della Chiesa sono i manoscritti originali, le copie ci sono, le fotocopie, però i manoscritti originali del volume 35-36 sono in mano a privati. Sì, diciamo a privati così. Sì. E quindi gli originali non li ha il Vaticano? Cioè non sono diciamo, nell'archivio, però le fotocopie ci sono, anche diciamo le fotocopie non soltanto cartacee, però diciamo a livello di verità, di conoscenze, Gesù dice: io mi metterò a guardia di queste scritte, non permetterò che neanche una parola venga smarrita. Quindi ogni singola parola di questi scritti è stata preservata, anzi addirittura se ne sono volute aggiungere di più. Ho visto che del volume 1, che non lo so, quello che leggete, io ho usato quello di internet, l'ultimo che abbiamo, quello di me lo posso vedere? Il volume 1, io ho l'uno prima da Perugia, non è quello di Perugia, l'uno io ho sia quello di Carla che quello di Perugia, che sono completamente diversi o sono uguali? No, all'inizio non sono uguali, ma quello uno è considerabilmente più corto dell'altro o no? Sì, il secondo. Prima più lungo. Allora, quello corto, quello molto corto, diciamo a metà,
è quello originale, sì, che io mi trovo ad avere, però, ecco, diciamo che il volume 1 in ogni caso, diciamo, siccome anche il padre Annibale, lui aveva, era un poeta, anche un letterato, sapeva scrivere bene, lui gli ha aumentato il doppio delle pagine, insomma, per cui ho notato molto corretto, più corretto, più... Sì, infatti, sì, 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 la messa ci ricorda. Diciamo che Luisa anche negli altri volumi, per esempio, una volta disse: il resto non lo continuo perché Gesù, a me pare che poche parole possano bastare, il resto poi lo capisco. Luisa meno poteva scrivere, meglio è, si manteneva sempre più verso l'essenziale, mentre ovviamente, diciamo, chi vuole a un certo punto anche dare una dignità letteraria ai scritti, iniziare una pubblicazione, cioè, il Signore ha permesso, nella sua infinita sapienza, che queste prime cose che venivano fuori magari, non lo so, un po' rimaneggiate. Sì, però ecco, diciamo, la cosa fondamentale è che poi alla fine comunque gli originali vengono sempre fuori, nel senso, infatti lo dice pure Gesù, dice ci saranno, così come per le sacre scritture, chi fa dei commenti, delle cose così, delle spiegazioni, ma non si potranno mai allontanare dal testo iniziale, e chi vorrà allontanarsi, in realtà ci penso io, insomma, si troverà nel buio e non nella luce, e quindi da qui proprio, diciamo, in un certo senso quasi l'esigenza di dire sì, vabbè, uno vuole aggiungere delle note, delle spiegazioni, ci saranno, però lasciamo il testo proprio così com'è. Anche, diciamo, spesse volte troviamo questa parte, cioè la cui, no, ma ormai non ma fa lo fa, sì, diciamo, ma non fa proprio nessun effetto, ma non fa proprio nessun effetto di niente, anzi, sì, è proprio un nuovo linguaggio che a un certo punto supera anche le limitazioni della grammatica. Io della grammatica mi faccio un baffo, anzi sono la fonte della grammatica, il nuovo linguaggio celeste. È bello, comunque, diciamo, questo passo ci è servito, penso, a reintegrarci dentro questo giro, dentro il giro continuo e completo che si espande in quantità e in profondità di atti.